tu mica hai studiato con tua madre. No, tu? No. Forti mostri. Tu? Sì. Ci secchio. Sì, vediamo tra qualche anno come andranno le cose. Vabbè. Non capite niente. Siamo da Caruso. C'è uno spirito che passa per le strade, però qui stucci, spaventa le persone. Sì. No, io non c'è cazzo. Io non c'è visione, telefoni. Sai come girano queste cose? Tu non ci credo pure. Un po', sì. Io non ci credo. Sono cittadino di Maria. Vabbè. Poi vedi tu. Ma che schifo. Ah, io vado, eh? Ehi! Oh, Gumba! Oh, a posto! Ciao! Manuela! Ti saluta, Manuela! Ciao! Ehi, già si è sbagliato! Sta a posto! Ma dai, ma sono boss, vuoi vedere una piccola televisione? Sì, dai, ma non mi va di anche il telecomando in mano, dai! Sì, sì, dai, dai! Non mi va di uscire! Raga, ci vediamo il segreto! Oh, ci sta puttanando. Vediamo cosa c'è. E facciamo una storia. Senza telefono. Sì, ragazzi, dove sta dormendo? Che scrivo? Scusa. Cacca nel bidet a scrivere. Allora, no, silenzio perché dobbiamo guardare la televisione. Sì, anzi, si è troppo. Va bene. Voglio, gli tengo una cosa da capo. Sì, sì, aspetta, sì, però devo andare prima un attimo in bagno. Sì, ora sì, torno. Ti lascio te il telecomando. Vado. Ciao. Porta le patatine. C'è patatine, c'è sta l'America. E hanno messo gli addiffiti, eh? Curia loro. Saci, oh! Oh! Ma vieni! Ma vieni! Oh! Ma da regà! Oh! Ma con me! Oddio, dove siamo? Non lo so. Oddio. Non lo voglio sapere. Raga, ho paura. Avete osato parlare male di me. Ora io mi diverto un po' con voi. Chi è? Scusaci se ti abbiamo offeso. Cosa vuoi fare di noi? È tardi per le scuse, ora tocca a me. Cosa vuoi farci? Visto che vi piace tanto la televisione, vi intrappolerò dentro, facendovi girare da un canale all'altro per sempre. No! 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 Voglio, che è stato quel grido? Simo! Dimmi! Esci un attimo, per favore. Sì, aspetta. Muoviti! Aspetta! Sì! Sì! Guarda che si sono nascosti! Un'altra volta! C'è una potenza che succede! Mo' macchia rotta! Mo' buona! Ma prova a cercarli! Sì, lo troviamo! Chissà! Mo' e c'è dietro là! Pia! E c'è Paolo, cosa faccio? Ah, circa cadrua! Ma non è che sono il bagno non tratto? No. No, non credo ce la potete. A metà, No, non tu. A metà, guardiamoci un po' di televisione. Sì, torneranno, dai. Sì, hanno tornato. O torno o non torno. Sì. Non lo so. No, aspetta. No, fra, sì, vieni a vedere. Tagliaritti che esistono, che cosa.
Mira, non lo so, dai. Ti ne vai ora, ma non mi dici. Perché c'è scritto? Entriamo. Entriamo. Signori della corte, buongiorno. L'udienza è aperta. Abbiamo a ruolo la causa dei fratelli Uva. A chi do la parola per primo? Uno, due, tre. Buongiorno, signor giudice. Buongiorno, assemblea. Il mio assistito Pierluigi si difende dalle accuse mosse dal fratello, il signor Giovanni. Animala! Mi devo pagare il cus. Il quale chiede risarcimento danni pari a sei tetere da Grete e Cicero per aver violato l'articolo 222 bis del codice civile. Onest, parola all'accusa. Buongiorno a tutti. Come appena affermato l'avvocato della difesa, il mio assistito, il signor Giovanni Uva, chiede un risarcimento danni pari a sei tetere da Grete e Cicero per aver violato l'articolo 222 bis, che prevede la somministrazione di maggiore quantità di cibo al fratello maggiore, in quanto egli riceve ogni giorno una porzione minore in tagliarette, nonostante fosse il fratello maggiore della famiglia Uva. Usaka, secondo me ha ragione il signor Giovanni. Secondo me il signor Pierluigi. Ma come? Fratello maggiore mangia di meno. Ma non è colpa sua. Sì, ma comunque che quanto è fiacca. Ma non c'entra. È lui che non mangia. No, secondo me vince lui. Ma sì. Secondo me no. Ah, che sì? Pazzo sì. Primo. Dove va, Russo? Sì, scusa, ci sento. Date. Ma dai, quello qua io non mamma è andata. Ah, così è. Meno mamma. Silenzio in aula! Silenzio in aula! Procediamo. Diamo parola al signor fratello maggiore Giovanni Uva. Ma scusa un attimo, signor giudice, che allora la situazione non è tanto normale. Spondono un po' di magagna dota sto allora. Tipo che ha fatto al mattino alla sera, torna a mezzanotte a casa, passa la fecca da tanto, non mi mangio mai più piatto da pasta. Cusse già un bacio nudo, domattina alla sera salto sopra, tutto. Cusse ci sta parlando. Sì, tocca a loro. Tipo che fa la balla con Barbagianni. Ma che fa? Ma Non c'è niente. Silenzio in aula! Seduti! Allora, avendo valutato sia la richiesta dell'accusa dell'avvocato Motta Vito a favore del signor Giovanni, la sua richiesta di sei taglierie di Cicero era la risposta dell'avvocato difensore Rieco Arianna a favore del signor Pierluigi, e dopo aver sentito le testimonianze di ambo i membri, vi chiedo di coadiuvare con la giuria per decidere il vincitore della causa. Vi farò sapere dopo la pubblicità.
Miguel Magnaga. Le incredibili avventure di Miguel Magnaga, un nobile spagnolo che ha tutte le donne che vuole, ma che è insoddisfatto. Non puoi perderti il dialogo mozzafiato tra Miguel e Girolamo, la donna che desidera davvero, ma che poco dopo muore. È l'esperienza che costringe Miguel ad andare fino in fondo al suo desiderio, che diventerà frate e morirà in odore di santità. In sconto solo per te a 10 euro. Oh, senti, ma questo libro sembra interessante, che ne dici? Lo prendiamo? No, Simo, lo sai già dove vanno a finire. Perché, scusa, dove vanno a finire? Dove vanno a fresh duces. Aspetta, scusa, ma i libri della Lacan dove vanno a finire? No, io tu cammino quando facciamo pranzo a Natale. Ah, ok, addirittura. Spettacolo. Vabbè, dai. Vabbè, cambiamo canale. Una cosa, cambiamo canale. Sì, sì, cambia. Quest'estate c'è una novità! I sandalini di Lelli Kelly col tacco clic-clac! Anch'io ce l'ho! E quei sandalini col tacco clic-clac hai regalo il gelato lucidalabbra! Profuma di fragola! Siamo Lelli Kelly, le tue scarpine, oh yeah, tu puoi giocare con noi! Solo Lelli Kelly ha i sandalini col tacco clic-clac e ti regala il gelato lucidalabbra! Sì, però non se ne può più! Mamma. Sono troppe pubblicità! Mamma, non si canale, può! Mattino, canale buon. Mamma! Vedi se trovo anche una cosa. Ma dove sono? Oddio, sta il grande fratello! Sei Michele! Oddio, il mio preferito! Che è successo? Che te non ho rubato i biscotti. Chi? Sto già meglio il ciccione. Oh mio Dio. Non ti preoccupare, è successo anche a me. Mi hanno rubato la barretta Kinder. Ma io che faccio qua? Poi non mi dite niente. Ma chi sei tu? Io sono Mariangela. Non so come mi trovo qui. Dai, non sono queste le cose più importanti. Era l'ultimo reo. Andiamo da Luisa a prenderlo. Ma quello era il cioccolato e l'ho mangiato già Mario il ciccione. Andiamo da Luisa, c'è via! Ma chi è questa Luisa? È un personaggio... Oh! Buonasera, interrompiamo il programma per un'edizione speciale del TG5. Scoperta la patologia, che costringe a scrivere bellissimi sotto ogni foto di coppia. Abbandona il cane in autostrada, poi ci ripensa, torna indietro e abbandona anche la suocera. Casalinga scopre che la TV può essere anche spenta. Lutto nazionale, muore la papera del Barbagianni. Vendita telefonica. Gli operatori saranno pagati in base agli insulti. Questa casa non è un albergo. Mamma fa causa al figlio che la valuta su Booking. Adesso passiamo a sport e musica. Neymar gioca 90 minuti di partita senza cadere. Record personale. Riaperta la palestra del Giustino Fortunato. X Factor. I nodi sfere basta valgono sì. Nuova canzone di Vasco Rossi. Ci sono le parole. Che succede? Fatta la cacca il culo si sciacqua. Bidi bi bodi bide. Dai, lavati il culo anche tu come me. Bidi bi bodi bide. I tarzanelli non sono belli. Bidi bi bodi bide. Dai, sciacquati il culo anche tu come me. Bidi bi bodi bide. Col culo merdoso non puoi far tutto quel che vuoi. Però qui c'è un rimedio per te. È bidi bi bodi bide. Benvenuti alla prima puntata di C'è posta per te. La prima storia di stasera è di due ragazzi che hanno litigato per un paio di frecciatine sui social, soprattutto su Instagram. Uno di questi due ragazzi è il signor Matteo, a cui abbiamo inviato una lettera con il nostro postino Pino. Vai Pino, a te la linea. Eccomi Maria, siamo a Pisticci, in provincia di Matera. Adesso andiamo a consegnare la borsa al signor Matteo. Andiamo!
Oh no, il mio mezzo di locomozione è rotto. E mo come porto la busta al signor Matteo? Quasi. Ma va, va. Beh, scendo a sto mattino. Oh, bellissimo. Oh, la pattana! Oh, vuoi figli da puttana? Figli da puttana! Si è fregato un monopattana, eh! Che infama! Vediamo se il signor Matteo è in casa. Chi è quest'ora? Maria De Filippi mi ha mandato qui. Questo è per lei. Ma che cos'è? Seguimi. Città via! Benvenuto, signor Matteo. Buonasera. Buonasera, Maria. Buonasera a tutti. L'abbiamo chiamata perché dall'altra parte della busta c'è un ragazzo, un suo vecchio amico, che vorrebbe riallacciare i rapporti con lei, dopo che si sono rovinati per un paio di frecciatine su Instagram. Ha un'idea di chi possa essere? No, Maria, non ho la più pallida idea. Vuoi vedere chi c'è dall'altra parte della busta? Certo, Maria, non sto più nella pelle. No, no, chiudi. Oh, ma ci è così? Ma sembra familiare però, compa. Beh, però. Una botta la testa è così. Ogni pochino per te, secondo te. Però, da. Vabbè, dai, che mi ha fatto media. Sì, infatti. Anche tu metti acido lattico come l'illustre Pietro Mennea? E piglia da cus. Sciroppo pensato per i veri corridori. Così potrai essere anche tu una locomotiva umana come Zatopek. I nostri scienziati hanno studiato appositamente per voi una formula formata da 50% di monda di cammello, 20% codeina e 30% voglia di diventare dei campioni. Chiama adesso anche tu il numero in sovraimpressione per ricevere a casa due bottiglie al prezzo di uno alla modica cifra solo per te di 5,99 euro. Chiama ora il numero in sovraimpressione. Oh no, di nuovo qui. Che vuoi ora? Mi sono stancata di voi. E quindi? Ho deciso di trovarvi un gioco. Dimmi. Ora prenderai il tuo ultimo programma. Se vinci la sfida finale, troverete nel mondo reale. E se perdo? Resterete qui dentro per sempre. No! Buona fortuna. Buonasera italiani, bentornati all'Eredità. Questa sera siamo in compagnia con il nostro nuovo ospite, il signor Matteo. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Il nostro campione giocherà per la libertà e lo farà alla ghigliottina. Matteo, sei pronto? Certo Carlo, iniziamo pure. Prego Matteo, mettiti le cuffie. Va bene. Mi senti forte e chiaro? No Carlo, non ti sento bene. Ah, allora cambiamo le cuffie. Prova con queste. Provo con queste, Carlo. No, ancora non ti sento. Ancora non ti sento bene. Ah, ancora. Dai ragazzi, portate un paio di cuffie che funzionino al signor Matteo. Adesso ti sento bene, Carlo, possiamo iniziare. Bene, ora che mi senti, possiamo iniziare con la prima parola. Salmo. Salmone.
Salmo. Ghigliottina. Va bene. Grandissimo, signor Matteo. Chi ben comincia è già a metà dell'opera. Procediamo con la seconda parola. Stucco. Struzzo. Stucco. Ghigliottina. Va bene. Va bene, va bene, signor Matteo. Continui così. Procediamo con la terza parola. 2-1. 2. Ghigliottina. Grande, signor Matteo. Va bene, va bene. Addirittura 3-3, signor Matteo. Continui così. Di Leo. Leo. Di Leo. Ghigliottina. Va bene, 4-4, signor Matteo, complimenti. Bravo Matteo, non sbagliare sul più bello. Andiamo con la prossima parola. Schizzo. Capolavoro. Schizzo. Ghigliottina. Va bene! Complimenti, signor Matteo, 5-5, ma nessuno era riuscito a fare ciò. È un minuto di tempo per la parola segreta a partire da ora. Vediamo cosa ha scritto il signor Matteo. Dispoveri Channel. Signor Matteo, spiegaci il perché. Beh, Carlo, Salmo, perché c'è una canzone, appunto, Dispoveri Channel si chiama, che è proprio di Salmo, un cantante. Stucco e due invece è un significato quasi simile, perché so che c'è una lista al liceo, la lista numero 2 appunto, che è formata da stucco appunto, c'è anche stucco in mezzo. Poi di Leo, anche per lo stesso motivo, perché appunto il presidente candidato di questa lista numero 2 è proprio di Leo, si chiama di Leo. E infine schizzo, perché so che questa lista è appunto uno schizzo, mentre fa di tutto per raggiungere il capolavoro, ma non so se ci riuscirà mai. Beh, che dire, signor Matteo, la parola di questa sera era proprio Discovery Channel. Vabbè, ma si sa, tutti i programmi italiani sono tutti organizzati. Sì, come sembra, sì. Ovviamente. Poi hai visto, questi qua dove vinci un sacco di soldi, te l'ho detto. Sì. Sono tutti organizzati ormai. Ormai è uno la schifo. La TV di oggi. È uno schifo. Vai, là. Andiamo. Vabbè, dai. Andiamo a vedere se troviamo vabbè, dai. I nostri tre. Andiamo. Andiamo, andiamo. Sì, no, io ancora non me lo spiego come siano questi. Voglio! Doso! Oh! Oh! Andate si da stare! Andare, voglio! Sono tre ore che hanno cercato! Tutta la vanna l'hanno cercato! Sono tre ore che vieni cercando! Oh! Ah, capite che non mi ha spaventato! Ma c'è... Che è successo? Non l'ho immaginato manco. No, aspetta. Oh, ma sta male. Oddio.
Bellissimo, però, sì, però sì. Quanta vita vediamo? Non vuoi immaginarci, ma sottato che mi ha chiamato una cosa. Praticamente, stavo seduto di qua. È uscita Samara dalla sì. A dirmi tu! What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say